Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, quando si dice a ognuno il proprio compito, Lara gira su se stessa e fa i compiti delle ultime cose delle vacanze e lei mangia per la prima volta da sola. Questa cosa che vedete qui è tecnicamente riso, è ca, è ri... è riso, pollo e broccoli, in teoria. In pratica cibo per uccelli, a quanto pare. Tieni. Ma no! Sta imparando a mangiare da sola, se non l'avete capito. Il problema è... necessità virtù, proprio. Oh mio Dio! Zoe? Stai beccando tipo gli uccellini, amore? Ecco. Aspettate che gli metto qualche altro pezzettino di broccolo. Qua ci sono... è organizzatissimo. Qua ci sono degli altri pezzettini di broccolo. Tutta sporca. Sì, abbastanza. Vai la Zoa che ce la fa. Non così. Non gli posso ancora dare un cucchiaino perché purtroppo ancora è troppo piccola e se lo ficcherebbe in gola. Sì, amore, brava, 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 vai, acqua. Zoe, mangiati anche i broccoli, no che i broccoli li lasci da parte, la verdura anche, Zoe. Eh sì, ti devi mangiare anche la verdura. Brava. Che brava. Ce lo sto divorando. C'è Lara che gli dà giustamente dei suggerimenti molto utili, nel frattempo che finisce appunto... Guardate quanto sta, perché qualcuno in vacanza non se l'è portato i compiti. E quindi... un po' di vacanze, dai. Sì, ci sta, sei sempre brava. Te lo meritavi, decisamente. Copri qua. copri, svergognata. No, questa parola non mi viene in mente. Con la D? De, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aspetta, che finisce con de. Ah. Amo, una parola che finisce con de. De. Sì, dende. Ah, tende, bravo. Ok, amori miei, mi sono lavata i capelli e li ho messi in una coda. Chi ha chi ha la mia consistenza di... Madonna. Fatto prendere il colpo. Dicevo, chi ha la mia consistenza di capelli dovrebbe sempre evitare di fare una cosa del genere, sì. Comunque, vi volevo dire che sono arrivati finalmente i pezzi della staccionata di fuori. Perché, come vi ho detto, fuori adesso stiamo organizzando tutto bene, l'ultimo pezzo, no? Ma, amore, manca solo fuori. Quindi, ta-dan! Con questo ci costruiremo il nostro pezzo di staccionata. Questa staccionata ci serve perché metteremo un limite per i cani affinché non vadano nell'area bambini. Ovviamente c'è anche un cancelletto, così quella diventa area bambini, non si sporca mai, insomma. Che bello, penso che sia uno dei pezzi più belli del fuori, che lo trasformeranno proprio, perché verrà una cosa super super figa. Poi volendo possiamo pure ridipingerli un secondo momento, però tanto sono legno normale. Qui c'è il signor Calo. Ciao Caio. Sono diventati uguali. Guarda Caio che vuole stare per conto suo. Che carino. So buoni. Questa è la situa. Oh, salve signora. Ci siamo presi un attimo una pausa da fuori, continuiamo domani con l'aiuto del ragazzo che ci aiuta a pulire casa, perché serve una mano in più per finire fuori, e per mettere meglio la palizzata serviranno dei pali e quindi li stiamo comprando. Domani mattina appunto finiamo il resto e non vedo letteralmente l'ora. Comunque tutto questo sto cucinando. Io brutto coso, messo malaccio. Datevi questa cosa. Dimenticatevela. Non me la faccio, questa faccia, cosa tanto bello. Non è possibile, è così stupendo, stupendo. Buongiorno amore. Sono entrata da lì.
È l'ora di un aggiornamento? Io penso che si possa notare dalla mia faccia barra capelli i giorni dove facciamo più cose in casa, perché i giorni dove ci fermiamo, tra virgolette, poi non ci fermiamo mai in questo periodo, però tecnicamente no, i giorni dove comunque siamo un po' più fermi, dove facciamo meno cose, magari ci riesco pure a stare un po' più truccata. I giorni dove facciamo un sacco di roba, è calla che si vede subito la faccia di Chiaretta, però sono molto molto più che onorata di potervi presentare il nostro nuovo pezzo, diciamo, di giardino, e veramente non lo riconoscerete. Adesso è veramente fatto per bene. Adesso sì che quelli davanti non ci vedono manco se diventano verdi. E la cosa più bella è che l'hanno fatto anche di qua. E l'hanno messo anche qui. Qui era una parte un pochino spinosa, diciamo, questo è quello che poi dobbiamo finire dopo. Però questa parte, che anche questo è il nostro giardino di sotto, no? Però da qua lì c'è un vialetto dove comunque ci vedono, qua è da finire, però come vedete infatti c'è ancora la scala, anche poi lo mettiamo anche sotto appunto questo terzo giardino di sotto, che appunto ci si arriva tramite le scale, però appunto qua da lì ci si vede, e quindi qua è stata messa, qua anche, e poi di qua appunto inizia il resto del giardino. Nel secondo giardino invece, dove purtroppo l'erba è già ricresciuta, ma abbiamo l'altra mini piscina che però sarà sostituita con l'altra, c'era già quest'altra di rete che è molto simile a quest'altra, ma quella nuova ma verde. Inutile dirvi che preferisco questa nera, grigietta nera, insomma, molto più bella. Quindi grazie a questo scherzetto abbiamo iniziato ad acquisire parecchia più privacy e sono molto felice. Adesso come vedete il giardino è praticamente disastrato, perché dobbiamo scavare per mettere appunto questa nuova staccionata, quindi adesso lasciate perdere insomma com'è, però tra poco sarà proprio completamente trasformato, e quindi sono molto fiera e molto molto contenta. Per il problema che abbiamo delle persone di sopra, risolveremo con appunto un gazebo nuovo che abbiamo già acquistato e che presto arriverà, molto bello, perché l'ultima volta comunque avevamo preso una struttura comunque un po' alla buona, che ci sarebbe servita per il compleanno di Lara, per Pasqua eccetera eccetera, quindi l'avevamo comprato per quello, amore, ma sapevamo che insomma era una struttura un po' così. Invece stavolta ci siamo ben organizzati, abbiamo preso dei sacchi di cemento molto pesanti così non volerà via, insomma ci siamo messi molto più che a posto affinché comunque non possa assolutamente succedere quello che è successo l'ultima volta. Comunque, dato che ho sistemato le bambine, dato da mangiare le bambine, dato fatto dormire le bambine, dato da mangiare di nuovo alle bambine, devo dire che è arrivato il momento di mamma. Vediamo se la Zoe me lo concede. Ti posso lasciare un attimo giù? Sembra che Duca mi stia facendo questa concessione. Sta qua. Sta arrivando anche la Lara. E io mi concedo, io la vedo dallo schermetto, la vedo da voi. Ciao amore. Dimmi, sì, io intanto mi sto concedendo una cosa buonissima. È una mosca, amore, sì, l'ho vista. Ci mancano ancora le zanzariere, tra le tante cose non le abbiamo ancora comprate. Tranquilla, amore, non ti fa niente. Vieni, Zoe. È una mosca? Sì. Ma mi sta mangiando, Zoe, sento un po'. Vieni. Eh? No, Zoe stava mangiando prima la sua nuova frutta. Quale? La degli... No, è una cosa tipo squisciosa. Li vuoi provare? No, grazie. Io invece sto mangiando un po' di yogurt greco, frozen yogurt greco. Bene, il momento di mamma è arrivato. Frozen yogurt greco. Raga, questo è il caramello salato. È una roba, guardate quanto me ne sono mangiata, cioè è una roba stratosferica che voi non avete idea. Mamma, questo qua ha molte meno calorie dei gelati invece che mi mangiavo prima. Ha 177 calorie, chilocalorie per 100 grammi, e 100 grammi non me li mangio, ma è buonissimo. Non so, io le uniche volte che mangiavo il frozen yogurt era al centro commerciale con i miei genitori, perché mia mamma
mia mamma non mi lasciava prendere il gelato, mi lasciava prendere solo il frutto e yogurt. Soltanto che io poi sopra ci mettevo tipo cioccolato, robe varie, perché c'erano quelli che ti mettevano le cose sopra, quindi la fregavo. Che in realtà fregavo me stessa, perché alla fine era ingrassare, vero io. Però comunque, però col fatto che era più una costrizione, avevo iniziato a... cioè non l'ho più mangiato dopo che non sono stata più a vivere con i miei genitori. E invece adesso, da pochissimo, ho riprovato lo yogurt greco ed è veramente buonissimo. Comunque io adesso mi metto a fare una cosa, devo assolutamente mettermi a scrivere quella cosina che uscirà verso settembre, quindi mi metto all'opera, mi metto al lavoro e ci vediamo dopo. Anche tu sei bene. Che sto facendo? Si prende le coccole a quanto pare. Non posso non rendervi partecipi anche voi, ci siamo messi a terra con i cani. Mamma mia! Amore di un Thor! Thor, però sei troppo grosso. Thor, ricordiamoci che anche se lo vedete così grosso, lui alla fine ha soltanto, dopo 3 ore di conti sbagliati da parte mia, 7 mesi, c'ha 7 mesi. Questo è di Ash, cioè guardate la differenza tra Thor e Ash e Zoe e io.